La pace sia con voi, camerati. Oggi vi porto 40 immagini comuniste che dovete vedere prima di morire, parte 2. Cominciamo. Cinesi bruciando figure religiose. 1949. Ernesto Guevara in Palestina. 1959. Patria o muerte è mio destino. Ai, c'è cammino. Soldati cinesi partecipando alla guerra civile coreana. 1952. Allá en la pampa lejana. Pero mi sueño querido. Soldati cubani sfilando a Mosca. 1963. No tengo tierra ni casa. No tengo nombre ni edad. Fidel Castro su un carro armato sovietico Su-100 durante la difesa della Baia dei Porci. 1961. Propaganda antireligiosa nella Unione Sovietica. 1956. Patria o muerte è mio destino. Cadaveri nelle strade di Kharkov durante l'Holodomor. 1933. Lev Trotsky nella sua gioventù. 1898. Mañana cuando yo muera, oigan queridos hermanos. Cubani usando una mitragliatrice antiaerea per abbattere un bombardiere statunitense durante la difesa della Baia dei Porci. 1961. L'ultima fotografia di Jacob Zugashvili. 1941. Donne ucraine accanto ai resti umani durante l'Holodomor. 1932. La demolizione di una chiesa in Tiumen, Russia. 1928. Soldati gringoi catturati dopo la fallita invasione della Baia dei Porci. 1961. Il personale di manutenzione di un gulag. 1934. Bambini ucraini durante l'Holodomor. 1932. Propaganda antiimperialista in Cina. 1951. Soldati cubani celebrando la loro vittoria dopo aver difeso la Baia dei Porci. 1961. Un ritaglio di giornale che parla di Jacob Zugashvili. 1941. Ucraini trasportando cadaveri di bambini e adulti al crematorio durante l'Holodomor. 1933. L'ultima fotografia di Lev Trotsky. 1940.
una parata militare a L'Avanna dopo aver sconfitto i gringoi nella Baia dei Porci. 1961. Il funerale di Yusif Dzugashvili. 1953. Vietnamiti preparando trappole. 1964. Monaci cristiani essendo portati a esecutare durante la Grande Epurazione. 1936. Le rovine della Chiesa del Santo Cristo dopo la sua demolizione, Mosca. 1931. Soldati cinesi e coreani celebrando la fine della guerra civile coreana. 1953. Propaganda antireligiosa nella Unione Sovietica. 1981. La fotosegnaletica di Sergei Korolev. 1938. La famiglia Kim. 1945. Soldati del patto di Varsavia, ciascuno da un paese diverso. 1986. Soldati sovietici accanto al trono dell'imperatore della Cina. 1945. Cittadini di Vinnytsia ricercando i loro parenti tra i cadaveri del massacro di Vinnytsia. 1937. Fidel Castro guidando un trattore in Uzbekistan. 1963. Kim Il-sung visitando Vietnam. 1958. Un pilota gringo catturato da una ragazza vietnamita. 1967. L'esecuzione pubblica durante la Grande Epurazione. 1937. Propaganda comunista in Corea del Nord. 1955. La fotosegnaletica di Fidel Castro. 1953. Soldati nord-vietnamiti. 1965. Politici sovietici lasciando di fare ciò che stavano facendo solo per vedere Fidel Castro accendersi un sigaro a Havana. 1963. Questo è stato tutto per oggi, saluti e fino alla prossima.